Buona giornata, ben ritrovati con 7 in punto, nuovamente l'approfondimento della nostra rete, il momento iniziale della giornata, prima dei telegiornali, prima di tutti gli altri approfondimenti delle news. L'occasione di conoscere questa mattina tre nuovi ospiti, avere la possibilità di fare appunto due chiacchiere su argomenti diversi. E la prima chiacchierata di questa mattina la facciamo con l'avvocato Massimo Stefanutti. Buona giornata e ben trovato. Buona giornata a voi, grazie. Foto sul web, diritto e doveri. Abbiamo indicato un attimino un po' come recinto nel quale orientare la nostra chiacchierata, perché appunto l'avvocato Stefanutti, tra le altre cose appunto, è un esperto, è pure fotografo anche. Assolutamente, certamente. Stenopeico. Qualcuno sa che cos'è? Spero di sì. La fotografia senza l'obiettivo, col buchettino, forse si faceva quando era giovani, quando eravamo giovani ad applicazioni tecniche. Con tutte le specificità. C'è questa appunto specificità che vorremmo approfondire questa mattina, semplificandolo appunto, perché l'avvocato spesso appunto fa corsi specifici in cui ai professionisti spiega quali possono essere i problemi nell'applicazione appunto del diritto, ma vorremmo capire questa mattina un attimino come sia invece il problema più diffuso sostanzialmente con l'uso dei social network, per esempio, con l'uso di siti, di blog e di altre cose, quali siano gli errori su cui sostanzialmente anche per buona fede ci si può incorrere. Ecco, lei dal punto di vista legale innanzitutto una curiosità, guardando, mettiamo un social network, quanti errori vede sostanzialmente? Difficile vedere degli errori nel social network, nel senso, vediamo dei contenuti, vediamo delle immagini, vediamo delle poesie, vediamo delle scritte, vediamo un qualcosa. E cioè, di chi sono però questi? Ecco, normalmente allora c'è sempre qualcuno che posta, cioè che inserisce a un certo punto del materiale all'interno. In tutta teoria chi inserisce il materiale è responsabile di quello che posta. Ovviamente finché le cose sono proprie il problema non c'è. Io faccio la fotografia, il selfie con mia moglie, lo metto sul social network, a un certo punto non ho tanti problemi. Ovviamente anche qui c'è già un piccolo scalino, dovrei avere il consenso di mia moglie ad inserire la sua immagine, perché anche qui all'interno dei social network le regole del consenso nell'uso dell'immagine non sono derogate. La legge italiana dice che per poter usare un'immagine altrui, a meno che non siano dei casi eccezionali e ben specifici, bisogna avere il consenso di questa persona. C'è stato, ricordo che l'ho visto poco tempo fa, un caso recente, un caso di un marito e di una moglie, a un certo punto, che hanno messo le foto del matrimonio, dopo 10 anni il marito si sveglia e dice non voglio le foto e fa una causa. La vince, non so come, perché non l'ha riuscito a vincerla. È riuscito a vincerla, così dicono gli annali dove ho reperito questo titolo. Che quindi fanno giurisprudenza sostanzialmente. Qualcosa sì, cioè, avrei molte riserve su questo tipo di situazione, anche perché la conoscenza che la propria immagine è utilizzata da qualcuno in un social network, cioè questo a un certo punto fa presumere dopo un po' di tempo un consenso. Questo è un ragionamento che si può fare tranquillamente, perché il consenso può essere autorizzato, ma può essere anche in qualche modo presunto. Allora, dicevamo quanti sono gli errori. Il primo errore è questo: anche la foto con l'amica, a un certo punto con l'amico, la foto della festa, bisognerebbe avere il consenso di tutti. Ma questo spesso dice in cui, diciamo così, sorridere e dire sì al fotografo che ti fotografa non è un consenso. Quindi anche per esempio la foto della prima elementare per un gruppo di quarantenni, cinquantenni, ripubblicata a distanza di anni per la lacrimuccia, anche quella teoricamente... Teoricamente sì, poi mi raccomando, ogni caso diverso. Anche perché poi non ci sono tantissime cause, alla fine... No, non ce ne sono tantissime, ci sono delle cause a un certo punto di persone, a un certo punto perché per qualche motivo... spesso motivi personali o per motivi economici, vogliono soldi, a un certo punto impostano questo tipo di situazioni. Non ce ne sono tantissime, perché queste le cause che riguardano certi tipi di cause hanno anche un certo costo. Gli errori sono però relativamente non alle foto proprie, ma alle foto altrui, è di prendere le foto da qualche altra parte e mettere sul proprio social network. Questo è un errore fondamentale, è un errore nel quale non ci sono scusanti, bisognerebbe sempre prima accertarsi di chi è la titolarità dei diritti di questa foto e chiedere l'autorizzazione a fare questo tipo di operazione. Quindi se si fa una ricerca per esempio su Google Immagini, si trova una foto, la si pubblica, anche in questo caso lo so, o no? Assolutamente sì, perché Google Immagini è un grande strumento di ricerca, ma attenzione che quelli di Google, che non sono cretini,
si sono a un certo punto parate le spalle, perché quando voi aprite Google Immagini e cliccate sull'immagine, a un certo punto vengono fuori visualizza immagine e c'è scritto sopra, attenzione, la foto potrebbe essere coperta da diritti. E loro si parano quello lavate che è, le mani. Lavate le mani, affari vostri, fate quello che volete, però il principio generale è che bisogna ottenere quello che si chiama un diritto di riproduzione. Un diritto di riproduzione che deve essere anche chiesto, basta cercare, perché spesso basta cercare. Google Immagine è un grande database, in qualche microsecondo si ha nome, cognome e poi si va in cerca di chi è questa fotografia. In qualche modo si arriva da qualche parte. Poi non è che sempre sia quella fotografia indispensabile, sì. Se non si trova quella sarà un'altra. Questa è un'attenzione che oltretutto abbiamo parlato di social network e quindi del semplice cittadino. Ma secondo lei molte testate hanno questa attenzione? Assolutamente sì. Tutti? Hanno, assolutamente, o meglio, sono dovuti arrivare ad avere questa attenzione? O adesso a poco stanno avendo tanta attenzione. Ci sono tante testate che a un certo punto che se per esempio devono... come si acquisisce la foto per una testata web? Cioè, si chiama l'agenzia giornalistica, ho bisogno della foto di quella, sicuramente ce l'ha. C'è un costo, si paga quel costo, si scrive, non citiamo nessuno, ANSA, quello che è, o AP o qualunque tipo di situazione, e c'è un punto ed è risolta. Però spesso non succede così, siamo di fretta, dobbiamo fare la cosa, bisogna mettere una bella foto di un incidente stradale, cioè uno va sul sito della Gazzetta di Sicilia, se la prende, se la mette sulla... E la possono prendere da Facebook, da Twitter? Assolutamente no. No, non potrebbero, anche citando che... Il problema è, questo è un problema giornalistico molto importante, difatti il 27 che facciamo una lezione a Padova, a questo punto dovrei vedere di illustrare quelli che sono dei principi. No, perché comunque c'è una protezione. Se non c'è una protezione di dottore, c'è una protezione dal punto di vista della proprietà dell'immagine. Di chi è? Dell'ANSA. Cioè, a un certo punto cosa facciamo? Prendiamo la foto dell'ANSA e ce la mettiamo sul nostro sito? Viene fatto tranquillamente, tanta gente lo fa, ma poi a un certo punto sono problemi, perché a un certo punto intanto è squalificante dal punto di vista giornalistico, penso io. E poi l'ANSA giustamente dice, la foto è mia, ce l'avevo io in distribuzione, tu violi il mio comunque diritto di distribuzione, magari sotto quel diritto della proprietà, non sotto quello diritto, sotto quello del diritto d'autore. E questo non vale neppure... secondo me per le foto di attualità, perché teoricamente c'è un articolo che è il 101 che parla delle informazioni, notizie di attualità, che potrebbero essere, che è quel materiale grezzo, arriva la notizia, è morto il Papa, allora a un certo punto bisogna farla girare, allora è una notizia che si può far girare, quello che non si può far girare è l'articolo scritto riproduzione riservata, e adesso c'è la tendenza invece a mettere riproduzione riservata anche sotto le fotografie, anche sotto quella, sì. Un esempio, anche se poi non ci azzecca nulla, perché sì. L'articolo che mi pare che sia il 67 della legge sui diritti d'autore non parla di fotografia, parla di giornali, sì. E di articoli di giornale, appena però la fotografia può essere anche un articolo di giornale, sì. Basta pensare, cioè, ci sono delle foto che sono articoli di giornali, cioè descrivono, vedono il fatto, ad esempio non so, recentemente la foto che ha vinto il VPD, cioè il WordPress Photo, a un certo punto, cioè qual è la notizia? La foto, non qualcos'altro, e quindi a un certo punto questo potrebbe essere, questa fotografia potrebbe essere la notizia. Mettiamo un esempio di queste ore, ieri pomeriggio c'è stato un incendio in una casa a Cannareggio, tanti cittadini hanno filmato, hanno fotografato questa, l'hanno postata. Per poterla pubblicare su una testata, deve essere spedita direttamente alla redazione di quella testata, oppure se viene postata su Facebook, il giornale o la televisione, o chi sia, può prenderla? Io penso che sì, no, non se la può prendere sicuramente. Non esistono foto o bisogna mandare l'agenzia, contenuti. Il giornale deve mandare l'agenzia, la televisione deve mandare direttamente, tutta, ecco questa, o direttamente si chiama, si scrive al signore che l'ha postata su Facebook, voglio pubblicarla, me la fai pubblicare? Okay. Sì, no. Cioè, comunque la protezione c'è, perché una protezione comunque scontro la riproduzione c'è. Questo io non credo, quindi direttamente rapporto con la redazione. Per un blog è diversa la questione? Per i blog no, assolutamente, vale lo stesso principio. I blog sono ancora più pericolosi, per un certo punto. Pare che i blog spesso sono blog, perché spesso nei blog c'è un pulsantino che il condividi, che c'è anche su Facebook, su Twitter. Cioè vuol dire che tu puoi condividere questa foto con altre persone. Tu che vai, schiacci condividi, però cos'è che vai a condividere? Vai a condividere una riproduzione.
e anche questo non credo che sia a un certo punto un discorso, è un moltiplicatore, è un moltiplicatore. E difatti i grandi pericoli della tecnologia digitale è la moltiplicazione, che non hai più l'originale, non hai più le copie, e gli strumenti tecnologici hanno questo tipo di situazione, la moltiplicazione, e quindi come conseguenza la non più controllabilità del materiale che hai, che te lo puoi trovare dappertutto. Devi, se vuoi, correre dietro. Cito l'esempio che faceva prima, il selfie che si è fatto con sua moglie. Una volta che l'ha pubblicato su Facebook, su Twitter, o ci dirà lei dove, che fine fa quella foto sostanzialmente a livello? Allora, purtroppo Facebook e Twitter hanno un sistema particolare, nel senso che qualunque contenuto che viene immesso su Facebook e su Twitter diventa automaticamente in proprietà di Facebook o di Twitter, ovviamente delle società che li controllano, che ne possono disporre a piacimento. C'è scritto nelle condizioni di accesso che il contenuto viene, a un certo punto, che si cede una licenza limitata, ovviamente limitata nel tempo, limitata ovviamente per quel tipo di immagine, con cui Facebook e Twitter potrebbero teoricamente farci qualunque cosa. Per cui se faccio una bella immagine, se me la metto su Facebook o su Twitter, a un certo punto posso vedermela fra un anno in un manifesto della Coca-Cola a New York, in cui Facebook prende 1 milione di euro e io nulla. Ovviamente io non perdo quella che è la proprietà della mia immagine, che posso sempre sfruttarla. Ma qualche soldino perso, sì, però. Non solo i soldini, cioè, anche perché teoricamente c'è anche il problema del diritto morale, cioè della paternità di questa immagine. E anche lì è una cosa che, onestamente adesso non mi ricordo che fine faccia il diritto morale, il riconoscimento di questo tipo di situazione. Mi pare però che sia tutelato comunque da Facebook e Twitter. Ci sono altri social invece che agiscono diversamente? Ma Twitter ci sono social che veramente, ad esempio Flickr, a un certo punto, che è un grande album di fotografia, chiamiamolo in questo modo, agisce con dei meccanismi completamente giuridici, che si chiamano le Creative Commons. Le Creative Commons non sono altro che l'alternativa contrattuale, il fai da te del diritto d'autore. Cioè tu ti fai il tuo diritto d'autore, tu dici che cosa vuoi fare con questo tipo di situazioni. Sono state inventate una decina di anni fa. C'è un bellissimo sito italiano che si chiama creativecommons.it che ha preparato tutte quelle che sono le licenze per poter utilizzare queste cose. Io posso fare tantissime cose, posso farla condividere, posso dare un uso commerciale, in alternativa un uso non commerciale, posso dire che possiamo fare delle opere derivate, cioè posso usarla per fare altre fotografie, eccetera, eccetera, eccetera. E tutto questo è minuziosamente scritto ed è scritto all'interno della licenza. Attenzione che però anche qui non è tutto oro quello che luce, neanche le Creative Commons, dov'è l'inghippo? L'inghippo sta lì, nel senso che tu quando metti una foto in Creative Commons può essere utilizzata sempre in qualunque momento in Creative Commons. Se tu la levi può continuare a essere utilizzata in Creative Commons, perché in quei 10 minuti, in quell'ora in cui tu l'hai messa, magari 10 persone l'hanno presa, quindi tu la perdi da un certo punto di vista. Tu a un certo punto rinunci, revochi quello che è la tua adesione alla Creative Commons, però in quel momento l'hai data. L'ho già passata. È quello che resta anche per le foto pubblicate su Facebook e Twitter. E sostanzialmente, sì, sostanzialmente. Quelle foto una volta pubblicate, anche se la tolgo subito. Allora, però teoricamente, e qui non si capisce bene perché i testi sono in inglese, nella verificare se tolta la foto viene tolto il diritto a utilizzare la foto. Questa è una cosa che sei da verificare, perché questa è una cosa un po' incerta. Da verificare. Mancano 6 minuti alla fine della nostra chiacchierata, c'è tanta roba che voglio chiedere, quindi corriamo un attimo, ma spiegando. Gmail, cosa c'ha di particolare che c'è da stare attenti? La Gmail ha un meccanismo simile a quello di Facebook e di Twitter, cioè quelli che sono i contenuti dentro di Gmail, quindi i contenuti della posta elettronica, quello che io scrivo e anche gli allegati, teoricamente potrebbero essere presi da Gmail e usati. Questo c'è scritto anche nelle condizioni. Anche gli allegati, quindi. Anche gli allegati. Questo c'è scritto nelle condizioni. Quindi parliamo di foto, di testi. Ad esempio, possiamo pensare, per tante industrie vietano l'uso di Gmail, hanno le loro reti interne ma non verso l'esterno, perché se c'è una formula, un segreto industriale che viene messo all'interno di Gmail, a un certo punto di una posta elettronica, in tutta teoria, andiamo, facciamo i conti di quante poste elettroniche si fanno al giorno, non so quanti miliardi, quindi bisognerebbe andare a vedere tutto, però
qualche malintenzionato che sa queste cose potrebbe facilmente accedere. Non sono cose, lo spionaggio industriale esiste, e come se esiste. E la disciplina internazionale e quella italiana, ci sono differenze appunto nel giudicare quelli che possono essere abusi eventuali o orrori o problemi? Beh, i problemi in Italia che riguarda il diritto d'autore sono quelli dell'accesso economico al contenzioso. Cosa vuol dire? Che per una casa di diritto d'autore si fa il tribunale delle imprese, sezione specializzata di tribunale ordinario. I contributi unificati, quindi le spese vive che la parte deve sopportare per poter accedere a questo tipo di tutela, sono veramente alti, perché è il doppio del contributo unificato. Se io devo fare una causa, se non ricordo male, da 5.200 a 26.000 euro, se spendo, mi pare, 250 euro ordinariamente, ne spendo 500. Allora, se io devo andare a fare una causa per il mio violato diritto di produzione all'interno di un contenzioso e chiedo 1.000 euro, sicuramente per poter avere, cominciare a 1.000 euro, devo spendere tra professionista, professionista contributo a spese vive, ne spendo già 1.000. Quindi sostanzialmente quelli che sono le cause per le fotografie in Italia sono veramente, se ne fanno poche, sono veramente poche. Sì. Poco convenienti, all'estero le cose sono, le questioni sono già più ridotte, cioè già, ecco, ma con l'estero si rischia di dover in qualche modo avere a che fare, perché mettiamo appunto, se il contenuto di un sito non è in un server italiano ma è posizionato all'estero, sono problemi grossissimi che bisogna esaminare volta per volta per vedere dove andare a fare un contenzioso. Normalmente si può fare qui, d'accordo, anche perché soprattutto se siamo in ambito Europa si può fare qui, a un certo punto, se però dobbiamo andare a fare un contenzioso negli Stati Uniti, dobbiamo piazzarci 4 volte, per i costi enormi lì, perché lì hanno altri sistemi giuridici, un'altra possibilità. Comunque sono cose con cui ci scontriamo tutti i giorni, il costo da una parte e cosa fare e dove andare dall'altra. Finché siamo in Italia, mettiamo Telepadova, ruba una foto, veniamo qui, abbiamo pochi problemi, andiamo a Padova, c'è il Tribunale di Venezia, sezione delle imprese, a un certo punto veniamo qui, abbiamo problemi. Però a un certo punto, se questo succede su un server ucraino, i problemi lì ci sono. Comunque il problema, noi siamo virtuosi, quindi questi problemi sicuramente non ci saranno. Era solo un esempio didattico. Sto scherzando, ovviamente. Una cosa però, valutiamo anche un attimino il discorso di un'altra delle mode più recenti, quella del drone. Abbiamo gli ultimi 2 minuti, vediamo se è possibile capire questo. Con i droni anche qui è cambiato di tutto e di più nel corso dell'ultimo anno. I droni che montano queste macchine fotografiche, ad esempio già la GoPro, che è piccolina, grande così, quella nera, la GoPro 4, che ha una risoluzione 4 volte l'HD, una roba straordinaria, a un certo punto, cioè, quelle sono strumenti invasivi della privacy, perché bisogna stare attenti, perché a un certo punto già questo, la privacy da questo punto di vista, se una volta a un certo punto era protetta la privacy all'interno della casa, adesso io vado su col drone davanti alla finestra, scatto e vengo via. Altro che invasivi. Altro che mezzi invasivi, altro che teleobiettivo. La Cassazione dice che c'è il reato di teleobiettivo. Adesso ci sarà il reato di drone, a un certo punto, per invasione della privacy. Ecco, questo i problemi sono grossissimi anche da questo punto di vista. Poi chi guida il drone deve essere un pilota civile sostanzialmente. Beh, ci sono due categorie, sopra i 25 kg, se è un uso amatoriale o un uso un po' più professionale. C'è la possibilità anche per adesso l'uso amatoriale. Adesso sì, a un certo punto hanno un momentino, stanno a un certo punto cercando di far capire. Il problema è la pericolosità del drone, perché se cade sulla gente il drone sicuramente ammazza qualcuno. Lì i danni naturalmente. I danni sono cose. Quando avremo una nuova legge che non sia del 1941 che tuteli tutto questo? Magari avessimo. Intanto c'è a livello europeo che stanno facendo una revisione del diritto d'autore e anche della privacy, quindi ci si aspetta, speriamo nel 2015-2016, delle modifiche e quindi un'implementazione. Però il problema è che la tecnologia corre, ma corre veramente, e le norme corrono dietro alla tecnologia, quindi c'è il rischio di avere fra un anno già qualcosa che comincia a essere già un po' vecchio, perché vengono su nuovi sistemi, nuovi approcci, cioè social network, prima di 3-4 anni fa, 5 anni fa, nessuno in social network, non si sapeva nessuno già cosa fossero. Eppure è esploso questo tipo di situazione del social network. Come gestire le foto del social network è uno dei grossissimi problemi.
E chissà nella nostra prossima chiacchierata quante altre novità ci saranno nell'arco di poco tempo. Grazie dunque all'avvocato Massimo Stefanotti, buona giornata a lei. Grazie a voi. A tra poco con la seconda parte di 7 in punto.